Oggi Regina Margherita è stato occupato dai ragazzi della scuola con l'intenzione comunque di rimanere occupato da ora fino a domenica sera, senza bloccare le lezioni. Abbiamo intenzione di occupare fino a domenica organizzando le attività qui dentro, comunque da qua non ce ne andiamo. All'interno della scuola entreranno solamente gli interni della scuola, non abbiamo intenzione di far entrare esterni, niente, durerà fino a domenica e per lunedì riconsegneremo la scuola nella stessa situazione in cui l'abbiamo trovata. Per domani è prevista un'assemblea cittadina, per oggi pomeriggio è un'assemblea contro il debito domani, per oggi pomeriggio è prevista un'assemblea studentesca che tratterà vari temi, tra i quali quello a partire dalla crisi, la riforma Gelmini e poi anche quello che è il problema delle strutture fatiscenti, che comunque in molte scuole di Palermo è un problema fondamentale della nostra lotta. Avere comunque delle persone che ci credono in quello che fanno e che scendono giorno per giorno in piazza a ribadire il fatto che non ci stanno alle regole di questa società che gli impone semplicemente dei debiti, che gli impone semplicemente la crisi, che gli impone di vivere male da ora fino a tanti anni con questo governo tecnico di Monti, fra l'altro che non oggi si voterà la finanziaria che è stata proposta, che andrà a distruggere ancora una volta quella che è il welfare delle famiglie, il welfare dei cittadini in generale, andrà a distruggere il sistema scolastico, per cui sono previsti altri tagli nei prossimi 3 anni. Sicuramente gli studenti sono quelli che pagheranno di più questa crisi, cioè sono quelli che la pagheranno, che ancora non la pagano, ma che la pagano in realtà con il problema delle famiglie, a cui vengono a mancare stipendi, a cui licenziamenti continui, la libertà di licenziamenti prevista dal governo sia nel settore pubblico che nel settore privato va a pesare sulle famiglie, il problema del caro trasporti, il problema del caro libri, gli studenti sono appesantiti in continuazione da questo stato di cose e quindi sono i primi ovviamente a ribellarsi e a muoversi contro questa dinamica qua.